Apple ha rilasciato la terza beta sviluppatore di TVOS 11. Vediamo quindi in questo video come aggiornare la nostra Apple TV di quarta generazione alla terza beta di TVOS 11. L'occorrente per questo aggiornamento è un cavetto USB-C-USB per collegare l'Apple TV a un Mac oppure a un MacBook. Questa guida non funziona su computer Windows, per il semplice fatto che viene utilizzata l'applicazione Apple Configurator 2, disponibile solo sul Mac App Store. Dopodiché vi serve questo link da dove scaricare il profilo sviluppatore di TVOS 11. Ricordo, per chi avesse già la beta 2, deve semplicemente andare in impostazioni, sistema, aggiornamenti software e scaricare ed installare l'aggiornamento. Allora, come prima cosa, scarichiamo il profilo sviluppatore da questo link che trovate anche nella descrizione del video. Una volta che è stato scaricato il profilo, intanto qua nulla, una volta scaricato il profilo, colleghiamo l'Apple TV di quarta generazione al Mac e apriamo l'applicazione Apple Configurator 2. Una volta aperta l'applicazione, selezioniamo l'Apple TV con un clic e a questo punto facciamo aggiungi, dopodiché profili. A questo punto su download si aprirà la cartella download, selezioniamo il profilo TVS 11, facciamo aggiungi, accetto, sostituisci perché nel mio caso c'è già, solo per quello, altrimenti se non ce l'avete non vi appare questa cosa. Ok, adesso dobbiamo passare sull'Apple TV. Adesso che siamo passati sull'Apple TV con il TV Remote, andiamo su Installa. Facciamo clic, facciamo avanti, dopodiché installa. Quando richiesto, facciamo tap su riavvia e riavviamo l'Apple TV. L'Apple TV si è riavviata. A questo punto andiamo su Impostazioni, dopodiché giù fino a Sistema e Aggiornamenti Software. Qui facciamo Aggiorna Software e fare Scarica e Installa. Ad ogni modo io sono alla Beta 2, ma chi è a TVOS 10.2.2 o 10.2.1, adesso non mi ricordo se la 2.2 è ancora in fase di beta, basta che faccia aggiorna software molto semplicemente. Non sono sicuro, ma penso che quella nuova sezione sia dedicata alle beta pubbliche di TVS, perché io non l'ho neanche attivata e sto già installando la beta 3. Restano circa 6 minuti, manca circa un minuto al termine del download. È cominciato il passaggio 1 di 2, viene preparato l'aggiornamento, sta terminando la seconda fase. È cominciato il passaggio 2 di 2, viene eseguito l'aggiornamento. Una volta completata questa linea si riavvia ed è stata aggiornata. Abbiamo aggiornato la nostra Apple TV di quarta generazione alla terza beta sviluppatore di TVOS 11.